E adesso ci avviciniamo, per fortuna, perché il tempo passa, alla zona calda, come si dice, della classifica, ma prima io vorrei salutare le scuole che sono venute da veramente lontano. La scuola Living Values Children's School della Nigeria, Nsikak Obot Ekanem. E poi la scuola Osnovna Sciola Litija della Slovenia, Gabriela Hoffman. E poi la Winneba Senior High School dal Ghana, la professoressa Teresa e lo studente Manuel. Thank you very much to be here. E a questo punto vorrei dare il premio alle scuole che si sono aggiudicate ex aequo. Sono tre scuole quelle che si sono aggiudicate ex aequo, il premio che noi diamo alle scuole di 500 euro. Se lo divideranno e poi daranno il denaro che ricevono in solidarietà ad un progetto che è di loro scelta. La scuola Sacra Famiglia, l'Istituto Sacra Famiglia di Voghera, terza media B, il docente responsabile è il professor Paolo Ferrari. Vorrei ringraziare i miei compagni per avermi fatto leggere. Ego, può essere silenzio quell'urlo mozzato dal tempo che echeggia da solo, lontano, nell'immensità del poco? Solo al cuore che silenzioso rumoreggia, urla, scalpita e grida, può sfiorare il labbro quell'aria d'assurdo gioco, pazzo e sobrio, a cui la pochezza solo del tempo allude? È Ponte d'Oro ciò che non scompare nell'oblio. Ciò che non scompare all'ombra dell'io. Sempre per il mio miglior progetto scuola, invito la professoressa Novella Turrin del Liceo Ginnasio Statale Giorgione, terza e quinta A. La professoressa ha fatto un notevole lavoro e i ragazzi hanno scritto in francese. Quindi è particolarmente significativo e non era, cioè anche dal punto di vista della poesia, quindi non c'era solo lo sforzo di far scrivere in francese, ma dal punto di vista della poesia c'erano dei contenuti interessanti. E quindi ecco, allora una poesia letta in francese. L'horizon è come una linea senza début e senza fin. On ne sait pas où il ira e a quoi il condurrà. Come un voile au milieu de la mer, à la merci du vent qui se sait où l'abordera. Je distingue par contre beaucoup d'îles, beaucoup d'autres caractéristiques inconnues, réalités différentes, numéros, les couleurs de l'arc-en-ciel, des sons et quelque chose que je ne comprends pas encore. Il diploma. Consegneremo i premi. Noi abbiamo già avuto una pre-premiazione in un certo senso dei giovani che hanno partecipato al concorso nella sezione teatro. E allora chiamo Ana Pessoa dal Portogallo per consegnarle il certificato e la coppa. Il suo dialogo si intitola Conto alla rovescia. E vincitore del secondo premio nella sezione teatro è invece Anja Mugerli dalla Slovenia. Prima di passare alla premiazione dei primi classificati, chiedo se Vautilia è qui perché. Temo di averlo. Adesso mi sono accorta che era. Hai la poesia? Sì, benissimo. Mi sono accorta guardando l'elenco che ho saltato nel leggere. Vautilia è un segnalato, quindi. In viaggio verso pace panacea.
Lenti s'inerpicano i pensieri miei come passi che richeggiano nel vuoto, di antiche strade lastricate d'oro, dentro città dal blasonato nome. Titaniche colonne e immense mura, magnifici edifici senza tempo, sede di chi, con fare da bambino, gioca con i fili del nostro destino. Mi par di udir le urla dei guerrieri, delle giovani donne le preghiere, degli orfanelli i pianti disperati, dei signori della guerra le fandonie. Questo la storia ai posteri ha lasciato, e inciso a fuoco su ogni pia memoria, come se l'ignoranza del passato possa del nuovo mondo esser la via. Tanto amore nel mondo ci sarà, quando si giungerà a pace panacea. Tutta la scienza sarà usata per quel fine, neppure un neurone per la guerra. Non si distingueranno più il bianco e il nero. Nessuno avrà più fame sulla terra. Un solo sole brillerà sul nostro capo e un solo cuore avrà l'umanità. Come sapete, diamo ogni anno una targa che è dedicata a Sergio Penco, che e ricorda Sergio Penco, che è un nostro poeta molto amico della poesia dei ragazzi, e questa targa viene assegnata alla poesia di un giovanissimo. Quest'anno è stato scelto, anche io ho dato una rosa di indicazioni alla signora Penco, e la signora Penco insieme col figlio hanno scelto la poesia di Sara Buriani, che adesso vi leggeremo. La luce di una stella. Passeranno gli anni e ogni inverno ricorderemo. La ricorderemo di nero vestita, lui in capelli neri che coprivano la solitudine e la sofferenza che le morivano dentro. Lei che non mi ha mai voluto tenere nelle sue braccia, lei che aveva sempre paura di sbagliare, lei che adesso possiamo ricordare guardando i suoi occhi in una stella d'inverno. La targa Sergio Penco viene assegnata alla giovinissima Sara Buriani per la poesia La luce di una stella, con la seguente motivazione. Per la limpida espressività del testo, che attraversa emotivamente il buio di una vita piena di dolore, per regalarsi, infine, un po' di luce. Un ricordo che dà senso a un destino e forza alla fragilità del desiderio deluso, mentre rimane, tuttavia, lo scorrere del tempo, freddo d'inverno. La targa ALUT dell'Associazione Laureati dell'Università di Trieste è stata assegnata a Bogdan Petrovčić per la poesia Prizemljen, a terra. Prizemljen. Pesnikom ne pustite na letala, se jih polovite. Non consentite ai poeti, non consentite ai poeti di salire sugli aerei. Catturateli tutti. Loro si occupano di bombe. Tra le dita hanno polvere da sparo. È bomba la parola, e terroristi i poeti. Perciò non permettete loro di salire sugli aerei, anche se non suonano gli allarmi. Perché nei bagagli vi sono solo abiti neri, fogli, penne. Perché si fingono pazzi, ma non lo sono. Non permettete ai poeti di salire sugli aerei. Perché la parola è una bomba, se plana come guarda tra i ciechi, se si avventura come racconta tra i muti, se giunge rumorosa come ascolta tra i sordi. Perché la parola è una bomba che a volte ti attende in un'epistola, come amico in una lettera d'amore. Una bomba che non concede di volare. Consegnata al Galot il professor Paolo Alessi. La targa del Centro UNESCO di Trieste, invece, a Slobodan Nikolić. La poesia suscita fortissime emozioni e la disperazione della guerra che invade l'anima del lettore. Il sole
segno di vita per eccellenza, è scomparso. Di lui non resta che una cicatrice fra il cielo e la terra. L'orizzonte e il futuro vengono annullati in questa cicatrice. Hanno sparato al sole, dicono. Hanno violentato e distrutto la vita. Le monete d'oro, come ostie di sole, sono l'ultimo estremo respiro di speranza, ma definitivamente essi divengono il segno dell'oscurità e della morte. I colori sono accecanti, anche se ne sono citati, solo due, il rosso e il nero. Essi riescono ad avere le mille sfumature della passione della vita e dell'orrore della morte. La staticità scenica, il naturismo, i riferimenti classici all'obolo per Caronte di vittime predestinate ancora inconsapevoli creano un'atmosfera di attesa tragica del momento finale, chiuso in un solo verso, l'ultimo. Il messaggio umano è negativo e potente, simbolico di violenze insensate, invincibili dai deboli. Il quadro poetico forte emula la pittura sui mali della guerra e riesce a trasmettere, con l'assenza d'odio, il terribile inespresso perché dei morenti. Četvrti dan. Treći dan je već kako sunce ne izlazi. Il quarto giorno è il terzo giorno ormai che il sole non nasce. È il terzo giorno ormai che tutto il villaggio guarda, assorto, la cicatrice che divide il cielo dalla terra. Ieri ho sentito degli spari nel bosco. Qualcuno ha detto, hanno sparato al sole. La bambina ha pianto. Anch'io ho visto. Il cielo è diventato rosso, ha detto la mamma, e di nuovo tutto si è placato. E il quarto giorno sono uscite dal bosco delle persone armate, sconosciute. Portavano monete d'oro, una a testa, hanno detto. Le abbiamo messe sulla lingua, come ostie del sole, e abbiamo inghiottito soddisfatti prima che ci sgozzassero con delle nere lame. Approfitto di questo momento per ringraziare la professoressa Gabriella Valera e logicamente tutto il gruppo che ha lavorato per questa bellissima manifestazione. Per un semplice motivo, è ormai diventata la bellissima tradizione di ricordare la giornata della poesia che è il 21 marzo, proprio all'inizio della primavera, giornata UNESCO della poesia. Ecco, e io direi che veramente sono 7 edizioni che la ricordiamo in maniera estremamente viva. Grazie.